L'Atalanta Mozzanica supera il Tavagnacco 4-2 al termine di una partita divertente che le friulane non sono riuscite a controllare dopo aver ribaltato lo svantaggio iniziale con le reti di Camporese e Frizza. Il Tavagnacco parte schierando Erzan tra le 11 titolare, con Catena in posizione avanzata in coppia con Brumana. Prima fase di studio con le due squadre che si affrontano a centrocampo. All'ottavo tiro cross di Alborghetti che viene bloccato da Ferroli. All'undicesimo ci prova Piacezzi su punizione da fuori area, ma anche in questo caso il pallone non c'entra lo specchio della porta. Il Tavagnacco fatica a portarsi dalle parti di Talman. Al quindicesimo l'arbitro giudica volontario un tocco di braccio in aria di Filippozzi e assegna il calcio di rigore. Della battuta si incarica Alborghetti che non sbaglia. La reazione del Tavagnacco è affidata a Mascarello, che al 24esimo si avventa di testa su un cross dalla sinistra di Camporese e scheggia la traversa. Si fa male Sara Mella, costretta a lasciare il campo per una botta alla caviglia. Al suo posto in campo c'è Cotti. Mister Rossi fa entrare anche Clellan al posto di Erzen per tentare di cambiare volto alla partita. Un minuto dopo, Catena pesca Camporese, che è brava a incunearsi in aria e a battere Talma. Le friulane prendono coraggio al 42esimo e Tuttino a costringere il portiere atalantino in corner. La ripresa si apre con un tentativo di Mascarello dalla distanza, neutralizzato da Talman. Al quinto ci prova anche Brumana, ma la sua conclusione è da dimenticare. Il Tavagnacco preme, ma la difesa dell'Atalanta è attenta. Al 14esimo punizione morbida di Brumana, con la palla che viene deviata da Camporese verso la porta avversaria. Al 19esimo arriva il gol del Tavagnacco, con Frizza. Brava a spizzare di testa un cross teso di Brumana. Al 21esimo occasione per Alborghetti, che da due passi spara alto. Il vantaggio delle friulane però dura poco, visto che al 22esimo Pirone pareggia i conti, battendo Ferroli da distanza ravvicinata. Dopo una conclusione di Tuttino da fuori aria, al 25esimo Pellegrinelli raccoglie un cross dalla destra di una compagna di squadra e insacca. Un 1-2 che in 3 minuti stende il Tavagnacco. Al 26esimo un colpo di testa di Camporese dà l'impressione del gol, con la palla che in realtà viene deviata in angola. La partita si accende, al 27esimo bel tiro di Mascarello, bloccato senza problemi da Talman. Mister Rossi tenta la carta Benedetti, facendo uscire Filippozzi, e passa la difesa a 3. Al 31esimo Talman esce di pugni, allontanandosi dalla porta. Tuttino se ne accorge e tenta il tiro dai 30 metri, ma l'estremo difensore atalantino è reattivo e para ancora. Il Tavagnacco si getta in avanti, senza però riuscire a trovare la via del gol. Le friulane si sbilanciano ed approfittarne Monterrubiano, che al 41esimo supera Ferroli con una pennellata dal limite, chiudendo di fatto la partita. Il Tavagnacco resta al terzo posto con 25 punti, ma la Fiorentina si fa sempre più sotto, distante solo 3 lunghezze. Ora le friulane torneranno in campo domenica ospitando al comunale di Via Tolmezzo il Brescia.